Liberi.tv Riccardo Cristiano in collegamento da Cleto, in compagnia di Gian Nicolacione, il direttore della Web TV, in collegamento da Roma. Ciao Gianni. Ciao a tutti voi che ci seguite. Il momento è abbastanza drammatico, faremo una chiacchierata un pochino, anche un po' per decomprimere gli animi che sono in qualche modo un po' affranti da questa convivenza. Ricordiamo sempre, stiamo tutti a casa. Eh sì. Anche perché poi, diciamocelo, è una situazione paradossale, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Io in primis non credevo saremmo arrivati a questo punto, però gli italiani si distinguono sempre nel bene e nel male, e quindi dobbiamo per forza sottostare a queste regole che ci sono state imposte. Tra l'altro, io non so la situazione a Roma, poi ce la descriverai tu. Qui in Calabria le misure sono state prese in maniera severa, anche in alcuni comuni, dove adesso, da pochissimo, da ieri per esempio a Lamezia, non è consentito uscire per fare sport come invece si poteva fare prima. I parchi sono stati chiusi, anche il lungomare è stato chiuso, il cane lo puoi portare a passeggio soltanto nei 200 metri vicini al tuo abitato. Chi abita come me in campagna si può ritenere fortunato, perché io bene o male non abito in condominio, quindi intorno a me c'è uno spazio verde intorno a casa, quindi sono fortunato perché ho l'orto, posso vedere, diciamo, la luce del sole. Però mi metto nei panni di chi invece sta in un appartamento piccolino e davvero il balcone può essere l'unica boccata d'aria, e i social in questo caso ci danno la possibilità di riscoprirci più vicini malgrado la distanza sociale. Sì, i social secondo me stanno svolgendo un compito molto importante, perché soprattutto nelle aree metropolitane molto grandi, dove le abitazioni non tutte ovviamente danno la possibilità di stare, una possibilità di stare all'aperto, insomma, di avere un giardino, un terrazzo, un balcone, non tutti ce l'hanno, improvvisamente ci si è trovati a questa convivenza forzata tra le pareti. Ricordiamo che non sono soltanto gli adulti, ma anche i bambini che non vanno più a scuola e hanno anche delle esigenze motorie in qualche modo. E quindi tutti quanti, almeno spesso capita, tre generazioni con esigenze e anche livelli di tolleranza ben diversi, si trovano a dover stare 24 ore su 24 tutti insieme. È una cosa abbastanza nuova, e ho notato, appunto, che, tornando a quello che dicevi, che i social sono in questo senso, soprattutto Facebook, in pratica una valvola di sfogo. Sì. C'è molta, infatti, esasperazione, ecco, si legge molta esasperazione, e penso che appunto svolga una funzione un po' compensativa, perché altrimenti i rapporti familiari, che leggevo su un articolo di Alberoni, lui sosteneva che si sarebbero rafforzati da questa convivenza, invece penso che rischino di infrangersi. Io per esempio, per quel che mi riguarda, passo il tempo a cucinare, quindi sperimento nuove ricette di cucina, a leggere, guardo tantissimi film e serie TV, ogni tanto mi sento con amici al telefono, e infatti questa è una cosa fondamentale secondo me, cercare di vedersi in maniera virtuale o di sentirsi tramite i vari strumenti che si hanno, perché sennò si ci sente soli. La sensazione di solitudine è opprimente. Io parlavo l'altro giorno con una psicologa, con una terapeuta, e diceva proprio questo, diceva che se vengono a mancare le amicizie con le quali si usciva prima, magari si ci vedeva, si cala in depressione, e penso che siano in tanti in questo momento quelli che cercano di combattere la depressione, a parte in maniera chimica, però tramite telefonate, tramite videochiamate Skype. Chi ha la possibilità di lavorare a distanza, ben venga, perché comunque è anche un modo di occupare il tempo. Io penso di essere vicino anche a coloro i quali invece lavorano sul campo, che ne so, penso ai supermercati, alle forze dell'ordine.
per non parlare dei medici, del personale medico che rischia la vita tutti i giorni, visto che ancora di questo coronavirus penso ne sentiremo parlare ancora per un po'. Però noi vogliamo affrontare oggi questa vicenda sotto il profilo sociale, sotto il profilo social, e raccontarci un po' come la stiamo vivendo noi qui in Calabria e voi lì a Roma. Tu ad esempio lì a Roma mi parlavi delle webcam. Sì, ci sono delle webcam che sono... Roma è una grande città ovviamente d'arte e quindi turistica, e hanno uno sfondo perché poi sono localizzate queste piccole videocamere che danno in diretta, trasmettono un po' com'è la situazione nella città, soprattutto quindi nei luoghi turistici. E poi mettiamo anche qualche foto che ho raccolto di queste webcam con la data e l'orario, e certo, si vede un panorama di una Roma completamente deserta di romani e soprattutto di turisti, cosa che è assolutamente inconsueta a dir poco, straordinario, veramente straordinario, anche un po' inquietante. Io ho pensato un pochino da reporter che sarebbe bello poter proprio a fine di creare un repertorio di un periodo così particolare, fare delle immagini, poter se fosse possibile registrare delle immagini girando, ma non è possibile perché ci sono delle restrizioni molto forti. Poi insomma, ormai Roma è conosciuta credo in tutto il mondo come città caotica, e vedere, non lo so, Piazza del Popolo quanto Piazza di Spagna, Piazza Venezia completamente libera da veicoli, con alcuni mezzi pubblici che circolano limitati nella circolazione fino alle 21, è un panorama che è desolante e comunque dà il metro della situazione veramente straordinaria e di grande emergenza e preoccupazione. Qui in Calabria la situazione sicuramente non è come Roma, perché Roma, essendo, come dicevi tu, una città grande, ha mezzi di spostamento come la metropolitana, gli autobus che fossero comunque sempre pieni di gente, quindi vederli svuotati penso sia già un impatto emozionale non indifferente. In Calabria le comunicazioni sono sempre state a singhiozzo, tranne nelle grandi città come Cosenza, che lì bene o male la gente si vedeva. Nei piccoli centri purtroppo ancora oggi c'è chi contravviene alle regole imposte dal governo, e si ha notizia delle forze dell'ordine che purtroppo fanno multe, arrestano, ma non per altro, è anche una questione di tutela, perché chi esce fuori di casa e poi magari torna a casa e ha dei genitori anziani, dei bambini, mette a repentaglio la vita di queste persone, quindi l'importanza di rimanere a casa è fondamentale. Io poi sento sempre il paragone che viene fatto con la guerra, con chi ha vissuto la guerra, e mi raccontava una signora questo, cioè che comunque chi ha vissuto la guerra aveva paura della morte, quindi delle bombe che potevano cadere, c'era la fame, e quindi non c'era la possibilità di andare al supermercato a fare la spesa, c'erano delle esigenze diverse. Qualcuno ha paragonato questa pandemia alla guerra. Sicuramente a livello economico è una guerra contro un virus, quindi un nemico invisibile, ma non è la guerra quella tradizionale che siamo abituati a vedere nei film, è una guerra diversa. Qui ci viene chiesto di rimanere a casa, di trovare delle soluzioni alternative a passare il nostro tempo. Chi è fortunato e vive in compagnia di almeno una persona non è da solo. E comunque anche chi è da solo può addirittura chiedere assistenza agli psicologi, perché ci sono psicologi che in rete fanno servizio H24 di assistenza, come anche i social stessi si sono armati di fantasia e hanno iniziato delle campagne divertenti, oppure anche, non so, di utilità, come chi si improvvisa sarto e crea le mascherine, ti spiegano come fare tra vari tutorial il pane piuttosto che la mucchina, eccetera eccetera. Io penso che questo periodo non sarà ricordato. C'è un mio caro amico che qualche giorno fa postò sulla sua pagina Facebook una domanda, cioè se gli italiani impareranno da questa vicenda. Io invece penso che
Non so se impareranno, ma sono sicuro che ricorderanno questo contesto storico, questo periodo storico, come qualcosa che ha da una parte allontanato socialmente le persone, ci ha fatto sentire anche più vicini ad altri paesi e più lontani, io penso all'Europa, per come ha inizialmente preso la vicenda. Se tu hai seguito, come tutti noi abbiamo seguito, abbiamo ascoltato Trump che diceva prima che no, non era una cosa, era una semplice influenza. Quell'altro, Johnson, nell'Inghilterra, che diceva che no, assolutamente bisognava fare ammalare praticamente tutti per avere questa, diciamo, sorta di vaccino, anzi non vaccino, di immunità, ecco, immunità di gregge. E la Spagna in questo periodo sta vivendo davvero situazioni drammatiche. L'unica che è riuscita a uscire fuori dalla situazione è la Cina. Qualcuno adesso sta dicendo che la Cina addirittura ci sta giocando su questo, però nessuno si rende conto che tutti abbiamo lo stesso problema, e il problema è quello di una pandemia che può colpire chiunque. Non è vero che colpisce soltanto le persone anziane, come si è detto all'inizio, ma colpisce e basta. E dobbiamo trovare un modo di superarla psicologicamente prima di tutto, ma convincerci che questo sacrificio che stiamo facendo tutti è un sacrificio per il bene della nazione, ma per il bene dell'umanità intera. Sì, quello, cominciando da quello che hai detto prima, da come tu hai cominciato il paragone con la guerra, c'è mio papà che insomma ha 86 anni e si ricorda dello stato di guerra, e ci parliamo, perché ovviamente senza contatti ci parliamo, e lui ricorda, ma neanche è tanto, cioè emotivamente, come paura e come situazioni di disagio, soprattutto quello che sarà economicamente, il paragone è anche pertinente, ma per il resto lui ricorda benissimo che questo tipo di desertificazione c'era soprattutto per quanto riguardava i bombardamenti, il famoso coprifuoco che serviva per non far vedere, sostanzialmente spegnendo le luci per non dare indicazioni per gli obiettivi degli aerei che passavano, che lasciavano, facevano scendere le bombe. Ed era poi, inoltre, la differenza anche è che c'era un nemico visibile, cioè esplosioni, l'occupazione militare, qua si tratta di un nemico invisibile, e viene la psicosi anche che il nemico sia il vicino, perché potrebbe anche essere il vicino, la persona che ti passa vicino, che potrebbe essere infettato. E quindi è una cosa molto particolare, senz'altro è una cosa che ci ricorderemo, che si ricorderanno i bambini che stanno a casa ormai da un paio di settimane, e come una cosa veramente, probabilmente anche il non torneranno a scuola prima della fine dell'anno, e quindi, o meglio, dell'inizio del prossimo anno scolastico. Sicuramente verrà ricordata nella memoria. Imparare, non lo so, magari si potesse, sì, è un augurio di tutti che impariamo, che imparassimo qualcosa. Per quanto riguarda l'Europa, Trump aveva cominciato dicendo che tutto ciò era il coronavirus, era un complotto contro la sua rielezione, quindi... E Johnson, sì, questa cosa dell'immunità di gregge, forse anche è stato riportato un po' in modo tranchant, ha detto che bisognava prepararsi, era stato riportato che lui avesse detto che bisognava prepararsi a una moria di persone anziane, però in realtà è un modo diverso, almeno inizialmente, di approcciare la cosa. Però sta di fatto che tutte quante le nazioni europee, gli stati europei, stanno convergendo verso una limitazione delle libertà, perché quando una cosa non la puoi curare, perlomeno la malattia non la puoi infettiva, non la puoi curare, si cerca di ridurre il contagio. E ridurre il contagio, per il momento, il modello cinese, che se ne voglia dire, con tutto il peggio che ne possiamo dire, perché ricordiamoci che loro hanno messo in prigione la persona che aveva scoperto, il medico che aveva scoperto, isolato e riconosciuto questo per la prima volta questo virus, e quello lì è l'unico modello possibile, cioè la restrizione delle libertà di circolare. Ora il problema è, e mi sembra che non sia stato risolto, come riuscire a raggiungere quello che è il risultato che hanno raggiunto loro, a meno che sempre di mistificazioni, falsità, su cui appunto dalla Cina insomma ci si può anche aspettare ed è accaduto, sì. Ma comunque riuscire a raggiungere quel risultato con degli strumenti diversi che non
impongano delle limitazioni. Io mi sembra che vari paesi europei non lo abbiano trovato un modo diverso, e quindi chi più chi meno in un modo o nell'altro, addirittura 40 stazioni della metropolitana chiuse a Londra, ecco, questo qua è l'unico modo e dobbiamo accettarlo, insomma, perché è una cosa così nuova. Poi io personalmente ho anche un dubbio, che magari più in là potrà chi poi in un momento di maggiore serenità si potrà approfondire. Probabilmente io penso i cinesi sono stati i primi ad isolarlo, ma non è detto che poi questo virus venga proprio dalla Cina. Probabilmente sono stati i primi a isolarlo, perché lì hanno una certa, anche da un punto di vista scientifico, attenzione a questo tipo di viralità che sono accadute. Ma insomma, perlomeno io non escluderei che in realtà non sia, se poi non so quanto può essere importante in che nazione poi è nato questo virus, insomma, queste sono un po' anche delle, certo, delle speculazioni che lasciano il tempo che trova, però chiamarlo virus cinese, come ha detto Trump più di una volta, vuol dire, insomma, connotare anche una velata responsabilità, ecco. No, ma sono d'accordo con te, anche perché a parte la Cina come contagiati, noi siamo il paese con più contagiati. Potevano chiamarlo tranquillamente virus italiano. E comunque io all'estero so già, perché ho parenti in Svizzera, ma ho notizia anche di altri connazionali che sono in altri paesi. Gli italiani sono visti in questo periodo come degli untori, come degli appestati, coloro i quali hanno portato nel determinato paese questa pandemia. Ed è brutto pensare che, malgrado passerà, perché io sono sicuro che passerà questa pandemia, il fatto di viaggiare e quindi di muoversi in un altro paese non sarà più visto come lo vedevamo fino a un mese fa. Io penso che ci saranno anche delle restrizioni nel movimento da un paese all'altro, e questo cambierà l'assetto economico, geopolitico dell'intendere anche il turismo stesso, ma le persone. Il mio augurio è soprattutto che si riesca a trovare temporaneamente un farmaco che possa bloccare il virus e poi un vaccino. Indipendentemente dalla tempistica che ci viene data ogni giorno, questi scienziati di varie università che studiano e sperimentano questo o quel principio attivo e ci fanno ben sperare. Però è anche vero che non siamo pronti a livello sanitario. La Calabria, soprattutto a livello sanitario, rispetto alla Lombardia, pensiamo alla Lombardia, non è sicuramente pronta. La prova è proprio questa, cioè il fatto che la Calabria non abbia posti letto in terapia intensiva la dice lunga, perché un'emergenza del genere, che è un'emergenza mondiale, nemmeno nazionale, ci mette in ginocchio. Non abbiamo i casi che si sono sviluppati purtroppo in altre regioni, ma se fosse stato il contrario, qui ci sarebbe stato davvero un'ecatombe, perché non siamo preparati. Poi mi dispiace dirlo, ma ognuno di noi alle volte con egoismo pensa di dire a me questa cosa non capiterà, oppure a me questa cosa è lontana. Vale per il Covid-19 come per tutte le patologie. Io lo ricordo quando si parlava di HIV e di prevenzione con il preservativo. Tanta gente faceva sesso non protetto perché diceva che non poteva capitare, e poi invece purtroppo diventavano persone sieropositive. Lo stesso avviene oggi nell'uscire di casa per andare non al supermercato, ma per andare in giro. E per fare, come hanno fatto alcuni, un picnic all'aperto, perché magari sentivano l'esigenza di vedersi. Anch'io sento l'esigenza tutti i giorni e in ogni momento di vedere i miei amici, e mi mancano veramente come l'aria alcuni miei amici ed alcune persone. Però è un sacrificio che purtroppo dobbiamo fare, perché ognuno di noi qua è chiamato a difendere la patria, ecco, difendere la patria non con le armi, ma con l'unica arma che abbiamo, che è il buon senso. Il buon senso è la cura dell'altro, se no finiamo veramente, e finiremo veramente come quelle persone che, pensando di non avere, diciamo, quel problema o di non poterlo avere mai,
Invece poi avranno quel problema e non se ne potrà uscire, perché qui in Calabria, ripeto, qui in Calabria la situazione non è ancora grave, e non è grave, e spero che non diventi grave, ma qualora dovesse accadere, qua non se ne uscirà facilmente. Ecco perché le misure restrittive, secondo me, sono importanti per far capire a quelli che contravvengono che è per tutti, non soltanto per l'egoismo personale, perché ognuno di noi vuole qualcosa, è giusta la libertà, ognuno di noi ha diritto a spostarsi e a muoversi, ma in questo contesto storico, in questo periodo storico particolare, dobbiamo fare il sacrificio di rimanere fermi e riflettere forse un po' di più, cercare di ragionare anche tra di noi. Questo potrebbe essere anche un momento per capire chi sono le persone importanti nella nostra vita, le persone che comunque ci stanno vicine malgrado la distanza. Sì, io mentre tu parlavi mi sono annotato alcune cose che cercherò di dire abbastanza rapidamente. Siamo partiti da questa emergenza, ti ricordi, con il razzismo, o comunque sia delle prese di posizione, sì, perlomeno molto, molto discutibili nei confronti dei cinesi. Sì, all'inizio i cinesi, qui in Italia, quando è partita appunto questa emergenza, che in Cina già era diciamo in pieno, i cinesi in Italia sono stati dai cinesi in Cina avvertiti, e le comunità cinesi in Italia, soprattutto i tanti cinesi che stanno in Toscana, hanno attuato una auto quarantena fiduciaria, sì, ma fatta con scrupolo, proprio perché poi c'era il discorso che lì c'era un via vai, perché era capitato purtroppo sfortuna era il periodo del loro capodanno, e quindi secondo me hanno dimostrato una grande civiltà nel autolimitare la propria libertà stando in casa, e mi sembra che in Toscana non sia così devastante la cosa. I cinesi sono molto nella zona di Prato. Sì, poi parlavi della regione della Calabria. Allora, noi purtroppo come italiani siamo abituati al compromesso al ribasso. Il regionalismo per quanto riguarda la regione, per quanto riguarda la sanità, perché la sanità è a base regionale, è, come anche per altre cose, ci ha abituato e ci siamo assuefatti a delle grandi disparità sul territorio. È quasi, ormai se ne parla in modo normale, che al nord ci sia una sanità migliore, che al sud ci sia una sanità peggiore, e questo ormai ci siamo abituati. Però quando si arriva a delle situazioni di emergenza, la cosa esce fuori, e pensare che in uno Stato ci siano all'interno dello stesso Stato delle differenze così grandi riguardo alla tutela di un diritto che ha la salute costituzionalmente garantita e così via, è veramente inaccettabile. Spero che una delle tante cose che secondo me si ripeteranno, spero con la mente fredda e con lungimiranza, con persone valide, una delle cose sia proprio questa questione del regionalismo, perché poi regioni che fanno alcune cose, che non fanno altre, che prendono posizioni. A livello nazionale c'è chi si lamenta di queste iniziative prese in modo così scoordinato, e anche per quanto riguarda poi le risorse diventa un problema. Ecco, questa cosa della differenza sul territorio, della tutela della salute per quanto riguarda la sanità, è una cosa che dovrebbe essere ripresa in mano con delle riforme veramente strutturali. La limitazione della libertà, io sono convinto, perché sui social di cui parlavamo prima molto si sente, c'è molto scontento per questa limitazione della libertà, non poter uscire e così via. Io capisco che ovviamente la libertà di muoversi è un diritto importantissimo, individuale, fondamentale. Io sono convinto che la limitazione di alcune libertà individuali sia garanzia, a volte presa dalle autorità, come in questo caso, anche in un caso straordinario, sia garanzia della libertà di tutti, sì, perché se io limito la mia libertà, in qualche modo tutelo la libertà a livello collettivo. In che modo? Cercando di ridurre questo contagio. Non mi sento particolarmente mutilato di diritti per il fatto di non poter uscire. Mi sento mutilato come cittadino, ma neanche tanto europeo, come italiano, ma europeo, per il fatto che i posti per la terapia intensiva che stanno a Roma non ci stanno in tutta la Calabria. Ecco, questo sì, magari vabbè, chiaramente ci sono di differenze per quanto riguarda anche la popolazione, ma è anche la qualità, la dislocazione sul territorio. Ecco, quello mi offende molto di più che sul decreto, per esempio,
il DPCM che è uscito, si autorizzino e si obblighi chi ha le mascherine a metterle, anche se non sono quelle col marchio CE, cioè può essere una mascherina fatta con la carta igienica, però tu sei obbligato a metterle, passi per uno che ha la mascherina e quindi vabbè, tu già ce l'hai la mascherina, ma che c'è? Non c'è niente, perché queste mascherine che bisognerebbe portare tutti non si riescano a trovare quelle valide. Quindi bisogna essere, sono queste secondo me le cose veramente importanti. Poi la repressione di sì, ci sono stati, come dicevi prima, ci sono molti controlli, denunce e così via. Io devo dire che purtroppo questa è una riprova del fatto che siamo in tanti a capire soltanto il bastone, perché si contesta il fatto che questo governo sia di incompetenti, di incapaci e quant'altro, d'accordo. Io dico sempre con questo paragone, faccio sempre questa metafora. Sì, siamo su una zattera, neanche a me piace questo governo, su una zattera in mezzo al mare, ma mentre possiamo avvelenarci per il fatto che non siamo su una barca in mezzo al mare, mi sembra stupido in questo momento, stando sulla zattera, affondare la zattera e stare pure senza zattera. Poi per carità, ne parliamo. Si spera sempre che si abbia una leadership in futuro migliore e delle persone che ci governino migliori, però al momento, e non credo neanche che siano tanto contenti di farsi prendere da questo che viene chiamato un delirio di onnipotenza e di autorità, ci stanno loro e devono in qualche modo fare il possibile per tirarci fuori. Sì, no, sono d'accordissimo con te, anche perché in questa situazione non si è mai trovato nessuno prima. Cioè, qualunque governo, secondo me, fosse andato ad affrontare una situazione di pandemia come quella italiana e come quella globale, non avrebbe potuto ragionare in maniera fredda e senza fare calcoli. C'era chi diceva, ah, chiudiamo tutto come ha fatto la Cina all'inizio. Poi dopo, no, non chiudiamo. Ma siccome nessuno ha capito come funziona questo virus, perché è un virus mutagene, a quanto ho letto, non è un qualcosa di definito. Se fosse stato definito, allora sapevamo anche com'era in assoluto il contagio. E poi da regione a regione le cose sono cambiate, proprio perché le strutture sociali sono diverse. La Lombardia rispetto alla Calabria è diversa, perché anche a livello di spostamenti, io ricordo quando venivo a Roma, la vicinanza sociale che c'era in una metropolitana non esiste in una Lamezia su un autobus, o addirittura in un paesino come Cleto, dove non ci sono autobus pubblici che passano, se non uno ogni tanto, e sono comunque autobus grossi, di grandi linee, non parliamo di autobus di servizio cittadino. Cioè le differenze sono diverse, quindi era più facile che in un posto come la Lombardia si potesse scoppiare questo contagio. Io non vado a condannare nessuno, perché nessuno di noi ha il diritto di condannare l'altro. È capitato, dobbiamo solo razionalmente affrontare questa situazione con più calma possibile, cercando di non arrivare a livelli come si vede nei film fantascientifici, dove c'è l'assalto ai supermercati, dove c'è l'assalto alle merci. Dobbiamo farci prendere da una sorta di volontariato sociale nei confronti dell'altro, cercando di starci vicini il più possibile, perché già la psicologia rende meglio l'idea. Se tutti andiamo in una situazione di depressione, ma soprattutto di follia collettiva e di isteria di massa, finiamo semplicemente per farci del male e non supereremo questo problema e questa fase storica. Voglio concludere il mio intervento e poi concluderemo, anche perché sono già trascorsi 30 minuti, ma affronteremo in seguito questa situazione, visto che i social ce lo consentono, dicendo una cosa. È difficile, ripeto, è difficile. Non è la guerra come la conosciamo dai nostri nonni, dai libri e dai film che vediamo. Però non è nemmeno la fine del mondo, perché qualcuno parla anche di questo, parla di fine del mondo. No, la fine del mondo non è. Voi pensate, ad esempio, che la fine del mondo è molto di più quando si sciolgono i ghiacciai, è molto di più quando bruciano le foreste, è molto di più quando si inquinano i fiumi, i torrenti e quindi di conseguenza la terra. In questo periodo, con questa pandemia, stranamente si è fermato un po' di inquinamento,
Non ci sono più persone che ci stanno. A Roma non c'è mai stata un'aria così pulita. Ah, io penso questo, io penso che è come se la natura si stesse riprendendo quello che noi le abbiamo tolto. Adesso, io non voglio dire che ce lo meritiamo, mai dirò una cosa del genere. Però io dico, impariamo da questa situazione dove forse abbiamo consumato troppo, forse abbiamo esagerato anche troppo, questo virus ci sta mettendo di fronte alla realtà, ovvero che siamo fragili, siamo esseri umani, i virus sopravvivono milioni di anni anche negli asteroidi portati dallo spazio, proveniente dallo spazio, sopravvivono milioni di anni nei ghiacciai, quindi l'essere umano comunque è insignificante su questa terra se non si rende conto che deve contribuire allo sviluppo, diciamo, di tutti, senza fare distinzioni Italia, non so, Inghilterra, piuttosto che gli Stati Uniti. Qua questo virus ci sta da una parte separando, ma dall'altra avvicinando. Sta a noi la possibilità di scegliere se vogliamo essere vicini e quindi imparare da questa vicenda ed essere vicini e non separarci, oppure perire, perché comunque non c'è altra scelta, eh. Cioè si finisce così. Cioè, l'immagine che ho dei cadaveri che venivano portati a bruciare, mi ricordavo un po' quella dei campi di concentramento di Auschwitz, capito? Perché in questo periodo non c'è nemmeno la possibilità di dare degna sepoltura. L'associazione Bare e autoveicolo militare è tremenda. Ed è così. Quindi io vorrei dire, cerchiamo di essere positivi, ottimisti, cerchiamo di essere vicini nella nostra lontananza, magari cerchiamo anche di essere più social, vedendoci più spesso, cercando di fare quello che faremmo se potessimo uscire. Certo, non possiamo camminare in un bosco, non possiamo camminare su una spiaggia, però possiamo almeno sentirci vicini in questo momento di lontananza forzata, ma dovuta, perché se vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo per forza rispettare le regole vanno rispettate perché siamo italiani, e quindi come italiani, se vogliamo definirci italiani e il popolo è questo, dobbiamo fare quello che ci viene chiesto. Sì, poi peraltro, appunto, come dicevo prima, alternative non se ne sono trovate a una riduzione del contagio senza restrizione delle libertà. Quindi è vero che gli italiani, quando ci sta la nazionale, sono tutti commissari tecnici, quando ci sono i mondiali di nuoto sono tutti quanti nuotatori, eccetera eccetera, ecco, e quindi tutti esperti anche di virologia, e qui però tutto il mondo stanno prendendo questa direzione, anche luoghi e leader che non erano tanto inclini inizialmente a questo. Quindi insomma, per il momento dovremo, ecco, veramente prendere di buon grado questa cosa e cercare di agevolare le nostre autorità che si trovano lì, e io sono convinto che questa cosa non porterà, perché poi c'è anche il discorso del tornaconto politico, della strumentalizzazione, non credo che porterà un tornaconto politico a nessuno, insomma, è così drammatica ed è così palese anche le difficoltà che stiamo affrontando come paese, tra virgolette, civilizzato rispetto ad altri, che è un aspetto, insomma, abbastanza evidente di spesso anche di improvvisazione. A questo punto, appunto, affondare la zattera dove stiamo non mi sembra una mossa intelligente. Cerchiamo prossimamente di non trovarci su una zattera, ma magari su una nave, e questo riguarda la maturità dei popoli. Bene, io ringrazio Gianni Colacione, direttore di Liberi TV, in collegamento da Roma. Ripeto, le distanze ci sono, ma abbiamo la possibilità di superarle. Ci rivedremo presto per un'altra chiacchierata, sempre e non solo, relativa a questa vicenda. Riccardo Cristiano da Cleto in questo momento vi saluta e vi augura un buon proseguimento, perché, ripeto, uniti siamo sempre, rimaniamo uniti malgrado le distanze, e comunque pensate che questo periodo passerà, tutto passa, figuriamoci se non passerà questo coronavirus. Vi saluto anche io, grazie Riccardo, seguite Liberi TV, e se mi consenti Riccardo, un ringraziamento anche a YouTube che ci consente tutto questo. Assolutamente,
Assolutamente. Ringraziamo YouTube, ringraziamo comunque tutte le piattaforme social che ci permettono di divulgare i nostri contenuti e di essere liberi malgrado queste restrizioni. Grazie ancora, grazie a tutti. Ciao.